Allora, salve a tutti, mi presento nuovamente, sono Mario Cartia. Inizieremo adesso ufficialmente questo webinar dove parleremo di Big Data, in particolare parleremo di machine learning e di analisi predittiva, quindi una delle sfaccettature, se vogliamo, riguardante le competenze di chi si occupa di Big Data. Entriamo subito nel merito. Cos'è il machine learning e cos'è l'analisi predittiva? Beh, partiamo sicuramente dagli esempi concreti. Vi sarete chiesti parecchie volte quali algoritmi utilizzano social network quali Facebook o Twitter, il primo per suggerire delle amicizie piuttosto che l'iscrizione a determinati gruppi, Twitter quando ci segnala degli utenti che ci potrebbero interessare, o ancora Amazon quando ci suggerisce dei prodotti che potremmo voler acquistare. O ancora, per fare un altro esempio, Google quando ci suggerisce che probabilmente vorremmo cercare delle parole chiave differenti. Cosa hanno in comune tutti questi casi d'uso? Beh, hanno in comune il fatto di aver dietro degli algoritmi appunto di machine learning. Vediamo un po' cos'è quindi il machine learning. Beh, una disciplina che si occupa dello studio di algoritmi che creano conoscenza a partire da una serie di dati, possibilmente una gran mole di dati, quindi maggiore è la quantità di dati che riusciamo a fornire in input ai nostri sistemi di apprendimento automatico, come si dice in italiano, o machine learning, appunto, come si dice in inglese, il termine maggiormente utilizzato, maggiore è la quantità di dati che riusciremo a fornire a questi algoritmi, più precise saranno, più precisi e più dettagliati saranno i risultati ottenuti. Quindi essenzialmente sono degli algoritmi che a partire da una serie di modelli matematici e a partire da un set di dati di input ci consentono di creare previsioni e di conseguenza di prendere decisioni. Questa è una definizione tratta appunto che potete trovare da Wikipedia alla voce machine learning. Vi consiglio di consultare per avere anche una introduzione teorica di base all'argomento. Entriamo un po' nel dettaglio, quindi. Abbiamo fatto l'esempio dei social network, dell'analisi predittiva e delle cosiddette raccomandazioni a partire da una serie di dati. Abbiamo fatto l'esempio appunto di Twitter, di Facebook, di Amazon, di Google, ma ne potremmo fare tanti, tantissimi altri. Lo stesso strumento di traduzione di Google sfrutta algoritmi di machine learning, quindi man mano che vengono analizzate un numero maggiore di pagine web, di traduzioni, di suggerimenti degli utenti per le traduzioni e così via, i risultati del motore diventano sempre più precisi ed accurati. Vediamo in questa slide alcuni campi di utilizzo tipici delle tecniche di machine learning. Quindi in ambito marketing viene utilizzato ad esempio per andare a stimare il prezzo di vendita di un prodotto adeguato, di andare a segmentare i clienti, di fare raccomandazioni che ho messo in grassetto perché ora faremo parleremo di un caso concreto che è quello di Amazon, e così via. Diciamo, il marketing è uno degli ambiti maggiormente dove vengono maggiormente applicate le tecniche di machine learning.
Appunto, prendiamo il caso di Amazon, che è un po', se vogliamo, un modello, un caso citato spesso quando si parla di apprendimento automatico, di machine learning applicato al marketing. È noto come nei primi anni 2000, all'inizio degli anni 2000, stiamo parlando di 2002-2003 all'incirca, questo simpatico scienziato di nome Greg Linden, che vediamo nella foto mostrata sulla slide, andò a proporre appunto ad Amazon un algoritmo per le raccomandazioni, per i suggerimenti dei prodotti da acquistare basandosi sulle abitudini e sulle interazioni dei clienti. E beh, Amazon oggi è la società leader in ambito mondiale per quanto riguarda l'e-commerce, anche e soprattutto grazie appunto a queste tecniche di machine learning utilizzate per i suggerimenti degli acquisti. Non solo marketing, il machine learning è utilizzato nella logistica, è utilizzato ad esempio per fare analisi dei rischi in ambito finanziario, molto utilizzato per quanto riguarda l'ambito sanitario, anzi probabilmente l'ambito sanitario è uno di quelli maggiormente interessanti per quanto riguarda le possibili evoluzioni, le possibili applicazioni del machine learning. Pensate alla diffusione oggi dei dispositivi cosiddetti wearable, indossabili, braccialetti che vanno a monitorare il nostro stato di salute, sempre più evoluti e che si evolveranno sempre di più, andando ad accumulare questi dati con tecniche di machine learning. Potrò ad esempio prevedere l'insorgere di malattie e così via dei miei utenti, appunto a partire da modelli matematici e dati accumulati da questi dispositivi. In generale, in ambito scientifico, posso fare analisi sulle immagini, posso fare analisi, immaginate gli ambiti più disparati, l'analisi del DNA. Posso qualsiasi informazione che posso sintetizzare, posso accumulare in maniera digitale come dati, la posso poi dare in pasto ad algoritmi di machine learning per andare a effettuare delle previsioni, delle correlazioni. Un altro utilizzo, infatti, non è solo quello dell'analisi predittiva, ma anche di andare a trovare delle correlazioni tra i dati. Beh, ancora oggi è utilizzato il machine learning in ambito del turismo, ad esempio in ambito aviazione, quindi per andare a schedulare il traffico aereo piuttosto che definire il prezzo di vendita più adatto per un biglietto di un volo di una compagnia low cost, previsione dei flussi turistici, o ancora in ambito social network, la cosiddetta sentiment analysis, quindi molto utilizzata giusto per fare un esempio, dalla politica, no? Quindi l'analisi del flusso, dello stream di informazioni che oggi avviene, non so, su Twitter, sui social network, in corrispondenza di determinati periodi, periodo elettorale o durante una trasmissione TV dove il politico fa una dichiarazione, possiamo con delle tecniche di machine learning andare a fare analisi del sentimento, quindi l'impatto delle parole sull'umore della gente tramite l'analisi di quello che scrivono sui social network. Tutti questi sono gli ambiti di utilizzo e molti altri ovviamente del machine learning. Entriamo un attimino nel dettaglio e vediamo un po'
l'armamentario, gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione per iniziare ad approcciarci al machine learning. Ricordiamoci che ovviamente il machine learning si basa su algoritmi e modelli matematici molto, molto sofisticati, modelli matematici e modelli che attingono dalle conoscenze della disciplina della statistica. Quindi a un primo impatto potrebbe sembrare difficile e poco accessibile l'utilizzo di queste tecniche da parte dei non addetti ai lavori, quindi da persone che non hanno una conoscenze matematiche o di statistica così avanzate da poter trarre ragionamento da questi algoritmi. In realtà non è così perché abbiamo degli strumenti open source che ci consentono di utilizzare questi algoritmi e contengono dei modelli, se vogliamo, così preconfezionati, già pronti all'uso, che risolvono le problematiche più comuni. Uno degli strumenti più noti e più utilizzati, ad esempio, è Apache Meowth, che è un progetto open source, quindi totalmente gratuito, ed è un framework, se vogliamo definirlo così, un set di algoritmi pronti all'uso di machine learning, scritti anche in modo da essere scalabili, quindi da potersi appoggiare a un motore di elaborazione di processamento parallelo delle informazioni, quale appunto il celebre Hadoop. E questi algoritmi sono principalmente focalizzati alla soluzione di tre problematiche di utilizzo comune, quindi i filtri collaborativi, il clustering e la classificazione, che se vogliamo sono tre degli ambiti di utilizzo principali del machine learning, tre tipologie di algoritmi principali del machine learning. Questa è una screenshot del sito web del progetto, in particolare la pagina che mostra tutti gli algoritmi a disposizione pronti all'utilizzo a disposizione degli utenti. Alcuni di questi algoritmi possono girare in locale, quindi ora vedremo, faremo un esempio pratico cosa significa utilizzare Meowth, ma di fatto quindi Meowth è anche una libreria, un set di classi Java che posso importare io nel mio progetto, scrivere del codice, sfruttare questi algoritmi a partire da un set di dati caricati da un file locale o da un database, ad avere delle risposte immediate senza la necessità di mettere su un cluster Hadoop o architetture più complesse, quindi davvero alla portata di tutti. E in particolare questo tipo di utilizzo lo potete fare negli algoritmi single machine, quelli della lista che vedete nella prima colonna. Altri algoritmi sono implementati utilizzando MapReduce, che è il framework di processamento distribuito delle informazioni principale fornito da, implementato da Hadoop, e poi esistono anche delle altre soluzioni basate su Spark, che vedremo dopo, e su degli altri motori di elaborazione parallela, un po' più nuovi, magari anche più performanti, ma meno collaudati. Vedremo dopo, parleremo anche durante il webinar di Spark. Entriamo però nel dettaglio di Meowth. Andiamo a vedere un po' praticamente come si utilizza. Quindi, come vi dicevo, la prima possibilità è quello di utilizzarlo come libreria Java. Qui ho creato io un progetto all'interno del mio ambiente di sviluppo Java. In questo caso mi sono limitato a importare Java, andandolo a importare nel mio progetto con Maven, importando la libreria Meowth Core 0.9, che è l'ultima versione stabile
disponibile. Quindi andiamo, se utilizziamo Maven, ci basta importare questa dipendenza. Dopodiché andiamo a implementare il nostro codice. Nel nostro caso ci stiamo limitando a utilizzare uno degli algoritmi disponibili su Meowth, che è il filtro collaborativo user-based, che è utilizzato normalmente per le cosiddette raccomandazioni, per i cosiddetti suggerimenti, quindi il caso d'uso di cui vi parlavo prima, per intenderci quello utilizzato da Facebook quando ci suggerisce le persone che potremmo conoscere, da Twitter quando ci suggerisce le persone che vorremmo seguire, da Amazon quando ci suggerisce dei prodotti che ci potrebbe interessare acquistare. Quindi questo, essendo uno degli ambiti di utilizzo più comuni, l'ho voluto utilizzare per il nostro esempio. Ovviamente, per andare a fare un'analisi predittiva, innanzitutto devo avere un set di dati di partenza. In questo caso ho creato un file di testo che adesso vi faccio vedere. Eccolo qui, un semplicissimo file di testo con tre colonne. Tre colonne perché questo tipo di algoritmo prende in input dati in questo formato. Nella prima colonna c'ho un identificativo di un utente, nella seconda colonna c'ho un identificativo che potrebbe essere ad esempio quello di un altro utente se voglio andare a fare dei suggerimenti su una struttura tipo social network, oppure potrebbe essere un articolo nel caso in cui ho un sito e-commerce e voglio suggerire dei prodotti che potrebbero interessare. E il terzo parametro è un numerico che mi va a indicare lo score, il punteggio della relazione. Ad esempio, potrei andare a quantificare l'interazione di un utente, facciamo finta di prendere il caso di un sito e-commerce, l'interazione, quindi la visualizzazione di una pagina di un prodotto potrebbe avere score 1, quindi un'interazione di basso punteggio. Il fatto che un utente acquisti un prodotto potrebbe avere uno score di 3, quindi più alto rispetto alla semplice visualizzazione, oppure il fatto che l'utente suggerisce un prodotto o lo valuta potrebbe avere un valore di 4, di 5. Quindi immaginate voi, questo è il punteggio dell'interazione, un qualcosa che poi io andrò a definire quando vado a creare la mia implementazione. Quindi a partire da questo set di informazioni vado a elaborare la mia previsione. In particolare qui, beh, non entro adesso nel dettaglio del codice perché basta poi andare a consultare la documentazione. In ogni caso, stiamo chiedendo al motore Meowth, impostato per utilizzare determinati algoritmi, di fornire 5 suggerimenti per 5 raccomandazioni per ogni utente. Posso lanciare a questo punto il mio eseguibile. Come vedrete, avrò in output, spero si riesca a vedere, vediamo se posso, lo ricopio magari su un editor di testo per poter ingrandire i risultati. Questo è il mio output, quindi per ogni utente che ho nel mio set mi verranno fornite una serie di raccomandazioni. Per alcuni utenti potrei non averne perché magari le informazioni accumulate, quindi quelle che ho fornito in input, non mi consentono di fare la previsione. Per altri utenti, ad esempio, mi dà 3, per l'utente con un identificativo 2 mi dà 3 suggerimenti, e come vedete per ogni suggerimento mi dà anche un punteggio,
uno score per il suggerimento stesso che mi indica il fatto che quella raccomandazione, quel suggerimento sia più o meno forte. Quindi potrei, in base a questo punteggio, andare a ordinare, esempio, nella mia applicazione i risultati da quello con punteggio più alto a quello con punteggio più basso. E quindi questo è l'utilizzo, il primo esempio di utilizzo, se vogliamo, più semplice di Meout. Ovviamente Meout può essere utilizzato, anzi, diciamo che probabilmente l'utilizzo più interessante è quello in congiunzione con Hadoop. Posso utilizzare a questo punto lo strumento a linea di comando che contiene all'interno dei job Hadoop preconfigurati. Se lanciamo il comando meout, ovviamente dopo averlo scaricato e installato sul nostro sistema, mi andrà a mostrare la lista degli algoritmi che posso utilizzare appunto da linea di comando. Quindi questo secondo modello di utilizzo si appoggia ad Hadoop, non necessita la scrittura di codice Java, ma semplicemente vado a invocare il comando meout fornendo una serie di parametri che sono il nome dell'algoritmo e una serie di informazioni quali il nome del file dati che voglio elaborare in input, la directory dove voglio andare a salvare il risultato delle mie elaborazioni e così via. Poi ognuno di questi algoritmi ha dei parametri particolari. Ad esempio, se volessimo vedere la lista delle opzioni che posso fornire al comando recommend item base, che è quello per le raccomandazioni, per i suggerimenti, quindi un po' l'equivalente di quello che abbiamo utilizzato, quello che abbiamo scritto mediante sotto forma di codice Java. Ecco, queste sono tutte le informazioni, i parametri di input-output che posso andare a fornire. Proviamo un attimo a invocare adesso la linea di comando. La linea di comando per fare un'analisi predittiva a partire da un set di dati che ho precedentemente caricato su Hadoop nella directory, in questo caso meno i sta per file di input, usermcartia-ratings.csv. Quindi ho caricato precedentemente un file CSV in un formato sempre di questo tipo, quindi utente, item o altro utente e score. Scusate, mi sono spostato in un'altra shell. Andiamo a definire la directory di output sempre su HDFS, quindi sul file system distribuito di Hadoop, dove voglio andare a salvare i risultati delle mie elaborazioni, e poi forniamo come ulteriore parametro il numero di raccomandazioni che voglio per ogni utente. Lanciando il comando, ovviamente devo avere un'istanza di Hadoop avviata, vengono eseguite varie operazioni, vari job map reduce. Ha dato un errore perché? Sta dando un errore perché mi dice che il file già esiste, perché ovviamente ho dato in output il nome di una directory già esistente, perché precedentemente avevo già creato il avevo creato il l'esempio. Andiamo a cancellare un attimino la directory. Ha dato un errore sulla directory temporanea. Andiamo a cancellare questa directory temporanea con il comando hdfs dfs meno rmr temp.
Ok, abbiamo cancellato la directory che era precedentemente esistente, rilanciamo il comando, adesso dovrebbe andare correttamente. Dovrebbero essere eseguiti una serie di job ad up. Ok, questa volta è partito, è iniziata l'elaborazione. Se volessimo visualizzare lo stato di avanzamento dei job, ci possiamo collegare alla console di Yadoop. Ok, vedete, sta nella console di Yadoop, vedo che c'è un job in coda. Ovviamente ci vorrà qualche minuto perché il set di dati di input era abbastanza consistente. In questo caso, come vi dicevo in precedenza, il payout lavora sotto forma di job map radius per Hadoop, che sono pacchettizzati all'interno di un jar che viene distribuito con il file con l'archivio zip che andiamo a scaricare dal sito web di Apache. Quindi non abbiamo bisogno noi di scrivere del codice, ma questo codice è già preconfezionato e preconfigurato. Ad un'operazione corrispondono vari job. Infatti, andiamo a aggiornare la pagina di monitoraggio dei job di Hadoop, vediamo che adesso ha finito di eseguire un primo job di preparazione dell'elaborazione dei dati, ne sta andando a eseguire un altro. Ogni algoritmo si trasforma in un numero di job a seconda dell'algoritmo di 4, 5 o addirittura potrebbe essere anche una decina di job. Attendiamo i tempi di elaborazione. Come ho detto per chi ha seguito il workshop a Milano in presenza e chi ha seguito i vari screencast, Hadoop purtroppo è abbastanza pesante quando si riguarda quando lo andiamo a utilizzare per set di dati di dimensioni non elevatissime, cioè in proporzione elaborare una quantità di dati che con uno script normale, con un linguaggio di programmazione potrebbero richiedere un tempo modesto anche di alcuni secondi, con Hadoop mettendo in moto un sistema di elaborazione abbastanza complicato potrebbero richiedere dei tempi apparentemente elevati. Ovviamente l'utilizzo di Hadoop è giustificato quando devo andare a elaborare dati, quantità di dati davvero consistenti, quindi svariate centinaia di gigabyte o addirittura terabyte, quindi tutto ciò che normalmente non riusciremmo a elaborare con una singola macchina su una singola risorsa, lo andiamo a distribuire su svariati decine, centinaia, migliaia di nodi, allora ne posso trarre un vantaggio, quindi altissima parallelizzazione. Per un set di dati di dimensioni modeste, i tempi di risposta potrebbero apparire elevati. Ecco, adesso siamo ancora in fase di preparazione, sta eseguendo il terzo job. Beh, se non volete attendere comunque il risultato dell'elaborazione, posso farvi vedere già il risultato dell'elaborazione che avevo eseguito precedentemente. Allora, vado a utilizzare i comandi di Hadoop. Ok,
FS, il comando cat, che funziona esattamente come il comando cat di Unix, di Linux, per chi lo conosce, però va a leggere dal mio file system distribuito di Hadoop. Ok, questo è il risultato che otterremo in output alla fine dell'elaborazione. Come vi dicevo, ancora il job che abbiamo lanciato precedentemente è running, sta ancora girando, però vi ho fatto vedere il risultato dell'elaborazione, ve lo faccio anche vedere magari ingrandito su un editor di testo. Avrò in output quindi una serie di dati dove la prima colonna è l'identificativo del mio utente, e poi avrò un array di suggerimenti relativi a quell'utente. In particolare, questo array è fatto da elementi con due valori. Il primo è l'item che il motore mi ha suggerito, il secondo è lo score del suggerimento. Più alto è lo score, più è valido questo suggerimento. E questo, insomma, è quindi il secondo metodo di utilizzo di Hadoop. Nel frattempo, ancora il job che abbiamo lanciato sta girando. Insomma, vediamo anche nella console di Hadoop a che punto siamo. 1, 2, 3, 4. Sì, già siamo al quinto job che viene eseguito. Dovrebbe avere praticamente quasi finito dopo questo. Quindi soltanto alcuni altri secondi. Intanto che finisce l'elaborazione, in ogni caso, andiamo avanti con le slide. Quindi Meout, abbiamo visto Meout, abbiamo visto due metodi di interazione con Meout, quindi la libreria Java con la quale posso fare delle elaborazioni in locale a partire da un file di dati, da un database, scrivendo il codice Java. Il secondo metodo è quello di utilizzare Hadoop, sfruttare Hadoop, quindi il file system HDFS per l'archiviazione distribuita dei dati, e il motore Yarn per l'esecuzione parallela dei task MapReduce. Ovviamente entrambe le metodologie richiedono un minimo di conoscenza di Java nel primo caso, di Hadoop, devo avere un cluster Hadoop nel secondo caso. Esiste poi un progetto abbastanza interessante che ci semplifica, se vogliamo, parecchio l'utilizzo del machine learning e dell'analisi predittiva, e che può essere implementato in maniera abbastanza immediata all'interno dei propri progetti senza necessitare di particolari conoscenze. Il progetto si chiama Prediction.io. È un set di strumenti verso i quali interagisco con un API di tipo REST, quindi vado a interagire attraverso il protocollo HTTP. Questo significa che posso utilizzare poi qualsiasi linguaggio di programmazione per andarmi a interfacciare con questo motore di analisi predittiva. Dietro in realtà utilizza un altro progetto di Apache che si chiama Spark, di cui, se volete, insomma, vi faccio vedere anche qualcosa. Ecco, sì, vi faccio vedere una screenshot del sito web del progetto Spark. È un
un motore di elaborazione, di processamento distribuito delle informazioni che sta un po' prendendo piede in quanto ha delle prestazioni notevolmente superiori rispetto al motore MapReduce di Hadoop. Può essere utilizzato in sostituzione di Hadoop, così come può lavorare insieme ad Hadoop. Perché in ogni caso non si sovrappone come funzionalità a quello che è tutto Hadoop. Hadoop, infatti, principalmente i due moduli principali sono il motore di archiviazione distribuito dei file, cioè HDFS, e il motore Yarn di processamento distribuito delle informazioni. Spark, se vogliamo, si sovrappone al motore Yarn, quindi alla parte dedicata all'elaborazione delle informazioni. Non ha un corrispondente del modulo HDFS, quindi per l'archiviazione proprio per lo storage distribuito dei dati. Quindi può essere utilizzato sia standalone che in combinazione con Hadoop. In particolare il modulo Spark MLib, che sta per Machine Learning Library, si può utilizzare come alternativa a Meowt, è molto più performante, implementa anche lui una serie di algoritmi tra i più diffusi, e sta prendendo parecchio piede per quanto riguarda appunto i progetti che utilizzano il machine learning, così come Spark sta prendendo parecchio piede al posto del MapReduce, del modulo MapReduce di Yarn di Hadoop, perché ha delle performance superiori. Prediction IO, come vi dicevo, utilizza sotto, dietro le quinte, utilizza Spark, quindi è anche parecchio performante. Ve ne accorgerete, perché ora vi farò vedere un semplice esempio di interazione con Prediction IO, e soprattutto, come vi dicevo, ha il vantaggio di essere utilizzabile attraverso delle chiamate REST HTTP. Andiamo a vedere un attimino di fare qualche esempio. Beh, qua ancora c'è il job Hadoop che sta girando, lo posso anche stoppare. Scusate, purtroppo Hadoop è abbastanza pesante e quindi i tempi di reazione della macchina sono un po' ok. Ho installato Prediction IO su una macchina virtuale. Se lo volete provare, vi consiglio di utilizzare, Vagrant, che è un altro prodotto open source per automatizzare la creazione e il deploy di macchine virtuali. Se andate a cercare su Google Prediction IO Vagrant, vedrete che su GitHub c'è un progetto, appunto, che vi consente di andare a scaricare, installare e deployare una macchina virtuale VirtualBox con Prediction IO, che vi può essere comodissima se volete andare a prendere confidenza con l'ambiente, quindi andare a testare l'ambiente e le potenzialità dell'ambiente. Insomma, seguendo le istruzioni della pagina, metto su facilmente il mio serverino di prova, che poi dietro va a installare tutta una serie di cose. Andrà a installare Hadoop con HBase, Elasticsearch, Spark, e così via, tutta una serie di prodotti software che non mi interessa più di tanto inizialmente dover conoscere, perché poi, come vi dicevo, con Prediction IO vado a interagire con una semplice API REST. Dopo aver effettuato il setup del mio
motore del mio engine per le previsioni, dopo aver effettuato le operazioni di training, c'è una semplice pagina web dove viene spiegato come fare. C'è un quick start dove, seguendo alcuni semplici passi, una volta che ho la macchina virtuale correttamente configurata, posso creare il mio engine. Insomma, quello che vi volevo fare vedere è come poi, andando a fare una chiamata HTTP di tipo REST, posso farla con curl piuttosto che utilizzare un qualsiasi client REST, quali Postman, non altro. Beh, qui l'ho fatta con curl. Se volete, possiamo fare la stessa richiesta con Postman. Insomma, in ogni caso, il risultato della mia richiesta è questo. Ve lo faccio vedere sempre incollandolo sull'editor di testo, così possiamo ingrandire. Anche qui ho fornito inizialmente in input una serie di dati per fare il mio training, dopodiché ho lanciato la mia richiesta fornendo in input l'ID l'identificativo di un utente e ho detto che volevo un massimo di 4 suggerimenti in output. Come vedete, in effetti lui mi va a fornire questi 4 suggerimenti, come sempre con uno score che mi va a indicare la qualità della previsione. E quindi questo, giusto per chiudere il cerchio introduttivo sull'analisi predittiva utilizzando tecniche di machine learning, utilizzando degli strumenti open source. Ricapitolando, abbiamo visto cosa è il motore Apache Meowth, come interagire con Meowth in modalità standalone utilizzandolo come libreria Java, come interagire con Meowth e effettuare analisi a partire da dati, grosse quantità di dati immagazzinate su Hadoop utilizzando la command line. E poi abbiamo visto anche come esiste questa alternativa che è Prediction IO per effettuare analisi predittiva in maniera molto molto semplice, senza avere conoscenze particolari, addirittura andando a interagire con una API di tipo REST. Ovviamente, in base alle mie esigenze, andrò a scegliere lo strumento più adatto ai risultati che voglio ottenere. Ad esempio, Prediction IO è vero che è molto semplice da utilizzare, ma allo stato attuale implementa una serie molto ridotta di algoritmi rispetto a Meowth o a SparkML. Quindi, se ho necessità di fare machine learning utilizzando algoritmi più sofisticati, non mi basta il semplice user-based o item-based recommendation algorithm, devo andare necessariamente a utilizzare uno strumento più sofisticato. Per adesso direi che è tutto. Lascerò adesso qualche minuto di spazio per quanto riguarda le domande. Andrò a vedere se ne avete già fatta qualcuna. E prima ancora di andare ad analizzare le domande, prima ancora di andare ad analizzare le domande, andiamo un attimo a vedere. Scusate, riuscite ancora a vedere lo schermo o si è bloccata la condivisione dello schermo? Ok, dovreste riuscire ancora a vedere. Ho avuto un attimo di oscuramento dello schermo, non so esattamente cosa sia successo. Ok, adesso dovreste vederlo nuovamente.
Vi dicevo che questi ed altri argomenti verranno approfonditi durante le 2 giornate di formazione che si terranno a Milano il 26 e il 27 febbraio. Ovviamente nella fattispecie durante le 2 giorni di formazione si parlerà anche di altri argomenti. Si parlerà di Hadoop per chi ancora non lo conosce, anche se ne abbiamo parlato e accennato durante questo webinar. Si parlerà di database NoSQL, di interazione tra database relazionali Hadoop, tra database NoSQL e Hadoop. Insomma, si andrà nel dettaglio di tutto l'ecosistema Hadoop e delle tecniche di gestione ed elaborazione dei big data. Non si parlerà soltanto di machine learning, si parlerà anche di visualizzazione dei dati. Adesso, come vi dicevo, lasciamo spazio alle domande. Andrò a vedere innanzitutto se già qualcuno ha fatto qualche domanda. Allora, una domanda, Valerio Crini mi chiede quanto era grande il set di dati analizzato su Hadoop. Allora, rispondo subito alla domanda, vediamo un po', ma un file di piccole dimensioni, un file di 11 megabyte. 11 megabyte, come vedete, i tempi di elaborazione rispetto alla mole di dati sono stati parecchio elevati. Questo è lo svantaggio, vi dicevo, di Hadoop. Andiamo a vedere un'altra domanda. Anche qui qualcuno chiede il numero di righe del file CSV di input. Beh, se volete sapere il numero di righe, ve lo dico subito. Si tratta di 1 milione di righe. Sì, il file di 11 mega conteneva 1 milione di righe. Poi, vediamo qualche altra domanda. Buonasera, avrei una domanda. Se non ho capito male, Meowth sta creando un modello matematico e quindi poi è interrogabile passando nuovi dati, magari tramite API. No, non è proprio così. Questo è il caso di Prediction.io. Quindi su Prediction.io andiamo a costruire il modello, andiamo a deployare il modello e dopo possiamo fare interrogazioni in tempo reale. Nel caso di Meowth invece avevamo fornito un set di dati e avevamo la possibilità di elaborare quel set di dati ed avere una risposta. Ovviamente per andare a interagire poi col modello avremmo dovuto scrivere del codice Java, quindi per andare a fare un'elaborazione ad esempio di dati streaming sarei stato costretto a scrivere del codice Java. Il comando Meowth, i job MapReduce predefiniti non consentono di fare elaborazioni di dati streaming. Ci sono altre domande? Non ci sono altre domande. Aspettiamo se qualcuno. Cosa pensi di Weka? Quale differenza con Meowth? Beh, diciamo che adesso ci sono diversi altri prodotti, c'è Weka, come dicevo, c'è Spark, ML. Ogni prodotto va valutato in base poi alle proprie esigenze. Diciamo che Meowth ha il vantaggio di essere un prodotto abbastanza collaudato, affidabile.
di contro ha delle performance non esaltanti, e soprattutto ha dei problemi di compatibilità con la Loop 2. Infatti, ad esempio, per andare a utilizzare Meout con la Loop 2 me lo devo andare prima a ricompilare manualmente, perché la distribuzione binaria che andiamo a scaricare dal sito web non è compatibile con la Loop 2. Questo già ci dà un po' ci dà un po' di informazione riguardante che ci fa capire quanto sia un po' datato il progetto. Attualmente, in ogni caso, è una delle librerie, uno dei framework più utilizzati. Però, come vi dicevo, date un'occhiata a SparkML, perché mi sento di consigliarlo in questo momento. A mio avviso, è uno dei progetti più promettenti alternative Meout. Poi qualcun altro mi dice se con Spark Mlib la gestione dei dati streaming mi pare sia più immediata. Sì, è vero, Spark Mlib ha già la possibilità di gestire l'elaborazione di dati streaming, quindi in tempo reale, è più semplice. E tra l'altro, Spark, anche l'interazione probabilmente è più semplice, perché si interagisce tramite del codice Scala, che è anche più adatto a fare questo tipo di elaborazioni rispetto a Java, se vogliamo, un altro dei vantaggi di Spark. Ci sono altre domande o possiamo chiudere qui? Mi pare non ci siano altre domande, allora vi ringrazio innanzitutto per aver seguito questo webinar. Rinnovo per l'ennesima volta l'invito a partecipare alle due giornate di formazione che si terranno a Milano il 26 e il 27 febbraio, per approfondire l'utilizzo di Hadoop e in generale delle tecniche di gestione Big Data. E vi saluto e vi auguro una